Passiamo all'interrogazione numero 2, sempre del consigliere Paparelli, potenziamento e riqualificazione del distretto sanitario Montecastrilli, intendimenti della Giunta. Prego, risponde l'assessore Coletto. Ho presentato nel giugno 22, Presidente, un'interrogazione per conoscere la situazione nella ASL Umbria 2 sul fronte dei medici di medicina generale. L'allora direttore De Fino, infatti, aveva indirizzato ai sindaci, alla Presidente e all'assessore una missiva in cui si evidenziavano i punti dolenti della sanità territoriale, con particolare attenzione a quelli dei medici di medicina generale e al servizio di emergenza-urgenza, visto che sarebbero venuti a mancare ben 57 medici di famiglia nel corso del 22. Le carenze riguardavano tutti i distretti, ma in particolare segnalavano una sofferenza sul Monte Castiglia Avigliano. Le carenze interessano anche la rete dell'emergenza urgenza, il 118, che c'era un fabbisogno di almeno 35 medici sul territorio di competenza della ASL Umbria 2. Considerato che i servizi offerti presso il distretto sanitario del Comune di Montecastrilli hanno subito nel corso del tempo una forte riduzione, sia per quanto riguarda i prelievi e le vaccinazioni, ed ha visto la chiusura del consultorio con conseguenti lunghe attese, in conseguenza del fatto che questo distretto eroga servizi per l'intero comprensorio di Montecastrilli, Avigliano e non solo, che tale distretto necessita di urgenti e rilevanti interventi strutturali e un correlato potenziamento, almeno il ripristino di alcuni dei servizi in considerazione della posizione baricentrica del distretto rispetto all'intero territorio della centrale Umbra, considerato che è stata promossa una petizione dei cittadini in questo senso che ha visto 1.100 firme raccolte e che non possiamo certamente ignorare come istituzioni, e che lo stesso distretto peraltro è un'opera di particolare pregio perché fu realizzato dall'architetto Bazzani, lo stesso che ha realizzato il palazzo del governo della provincia. Considerato che il comune di Montecastrilli fa parte peraltro delle aree interne e che nelle aree interne l'erogazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari sono fondamentali per garantire l'obiettivo delle aree interne stesse, volto al mantenimento delle popolazioni indigene sul territorio, e che in caso di inizio lavoro che non sono più procrastinabili le ristrutturazioni del distretto, occorre pensare a una temporanea e diversa collocazione per la durata dei lavori, anche la messa a disposizione di ulteriori località per i quali mi risulta che il Comune ha già dato la disponibilità. Tutto questo io la interrogo per sapere quando si procederà, mi auspico in tempi rapidi, agli interventi di ristrutturazione già preventivati, quali siano le intenzioni in merito al mantenimento e al potenziamento dei servizi e quale sia la disponibilità attuale dei medici di medicina generale sul territorio di Montecastrilli Avigliano. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. L'azienda USL con delibera 979 del 21 ha completamente la procedura già avviata con deliberazione 354 del 2020 ha affidato l'incarico di progettazione definitiva esecutiva compresa la relazione geologica di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione del PES di Montecastrilli. L'intervento di ristrutturazione è ricompreso nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per un importo complessivo di 477.900 euro. Le operazioni di rilievo per la redazione della progettazione definitiva hanno comportato una serie di lungaggini dovute al periodo di lockdown per l'emergenza Covid-19 e nonostante le difficoltà i professionisti hanno redatto la documentazione progettuale necessaria per ottenere il parere della Soprintendenza archeologica delle Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in quanto, come evidenziato nella nota, il fabbricato è un bene di particolare pregio progettato e realizzato appunto dall'architetto Bazzani, autorizzazione acquisita in data 6 giugno 2023. Tale parere autorizza l'esecuzione degli interventi proposti, ma ponendo una serie di prescrizioni che sono state suddivise in 6 punti, che in sede di redazione del progetto esecutivo dovranno essere oggetto di approfondimento e confronto con la sovrintendenza, che si possono così desumere. L'ascensore esterno nel prospetto sud-ovest, interventi di riduzione del rischio sismico, interventi impiantistici, verificare la redistribuzione delle destinazioni degli ambienti in base alla posizione delle aperture esistenti, predisposizione di progetto specifico di restauro da sottoporre alla valutazione della sovrintendenza sulla base di ulteriori saggi ad opera di un restauratore qualificato.
Tale parere richiede quindi un progetto definitivo globale di restauro, di ristrutturazione, di riduzione del rischio sismico, oltre che impiantistico. Di tutto è fabbricato con lavori notevolmente superiori a quanto previsto nella programmazione. Quindi si rende necessario suddividere l'intervento in più fasi, in modo di procedere poi con una progettazione esecutiva di un primo lotto funzionale per un importo pari appunto ai 477.900, già in copertura. Non vi è una riduzione del numero di prelievi settimanali in prospettiva che vengono effettuati presso il PEST di Montecastrilli, dai 50 ai 60 settimanali, con un'attesa appunto di 7 giorni perché è aperto un giorno alla settimana. Lo stesso quelli festivi, sia per i prelievi domiciliari, quelli urgenti sono garantiti tutti i giorni, ad eccezione di quelli festivi appunto, sia nel territorio di Montecastrilli che in quello di Avigliano Umbro. Negli stessi territori, con la stessa frequenza settimanale, sono garantiti domiciliari programmati per un totale di 27 settimanali. Le vaccinazioni obbligatorie sono garantite per i cittadini dei due comuni nel PEST di Narni Scalo dal 2021, epoca in cui la direzione emanò tale disposizione. Le attività inerenti al consultorio furono ricollocate nei due PEST di Ameglia e di Narni Scalo dal 2019. Una volta terminati i lavori di ristrutturazione della sede del PEST di Montecastrilli, si riattiverà l'attività consultoriale con la presenza mensile dell'ostetrica. Come ha accennato il consigliere Paparelli, c'è già l'accordo con il Comune dell'eventualità si dovessero ricollocare provvisoriamente alcuni servizi. A seguito della cessazione di due medici di medicina generale convenzionati per assistenza primaria con il distretto di Narni Ameglia, operanti nell'ambito del Montecastrilli Avigliano Umbro, il dottor Walter Parisse, a far data dal 1 aprile 2022, il dottor Sandro Buono, a far data dal 1 agosto 2022, l'azienda Usumbria 2, al fine di non creare discontinuità dell'assistenza dei cittadini nel territorio, ha proceduto al conferimento di due incarichi provvisori nel rispetto delle procedure di cui l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale vigente. Nella fattispecie, con delibera 533 del 22, è stato assegnato l'incarico provvisorio alla dottoressa Nina Montrella, con decorrenza 4 aprile 22, per l'ambito Montecastrilli Avigliano Umbro, con ambulatorio principale a Montecastrilli. Con delibera 1263 del 22 è stato assegnato l'incarico provvisorio alla dottoressa Cecilia Candelori, con decorrenza 4 agosto 2022, per l'ambito Montecastrilli Avigliano Umbro, con ambulatorio principale a Montecastrilli. Detti incarichi sono cessati a far data il 1 marzo 2023. Nel momento in cui è stata coperta la carenza assistenziale. Allo stato attuale l'ambito registra una popolazione ultra 14enne di 6.384, dato aggiornato al 31/12/2023, con un nuovo rapporto ottimale comunicato dalla Regione Umbria in data 14 marzo 2023, un medico ogni 1.200 abitanti residenti o frazione di 1.200 superiore a 600, i 5 medici operanti Basile Ramona, Candelori Cecilia, Cavadenti Ilaria, Dominici Gloria e Puliti Stefano riescono a garantire la copertura dell'assistenza sanitaria territoriale per tutta la popolazione. Anche l'assistenza territoriale pediatrica è garantita dalla dottoressa Longo, divenuta titolare, giusta delibera del direttore generale del 17/7/2023, dopo la cessazione del dottor Stefano Sparnacini, a far data del 1 luglio 2023, con l'apertura dell'ambulatorio a Montecastrilli. Permette che tutti i bambini residenti nel territorio abbiano la possibilità di scegliere il pediatra. Ad Avigliano Umbro è aperto inoltre l'ambulatorio secondario della dottoressa Maria Chiara Dini. Grazie. Grazie Assessore, Consigliere Paparelli. Sì, intanto ringrazio l'Assessore Goletto per la garbatezza e l'umiltà, al di là con cui risponde sempre, al di là delle posizioni politiche che ci vedono in parti avverse. Ma io sono parzialmente soddisfatto di quello che lei ha risposto. Assessore, le dico però che di metterci un'occhiata, perché bisogna procedere con speditezza per recuperare il tempo, diciamo, il tempo perduto. Per recuperare il tempo perduto non solo sul versante della riqualificazione della struttura, che come avrà
come ha confermato, diciamo, necessariamente va in tempi rapidi risistemata e rimessa a posto, ma anche quella deve essere, a mio avviso, l'occasione per, non solo per ricollocare lì i servizi che temporaneamente sono stati spostati, e diciamo accolgo con soddisfazione che il consultorio ritornerà, diciamo, al suo posto, così come mi auspico il sistema delle vaccinazioni. È evidente che, essendo quel distretto, diciamo, un distretto che ha servizio di una popolazione più ampia ed essendo un'area interna, una volta era anche presidio di primo soccorso, sarebbe importante che ricollocare, diciamo, in quell'area, nella centrale umbra, nella sua complessività, una sorta, magari proprio a Montecastrilli, questa è la proposta che le chiedo di valutare, diciamo, una sorta di mini casa della salute che comprenda, diciamo, un po' tutti i servizi che servono a quell'area interna. Prendo atto con soddisfazione che la situazione dei medici di medicina generale è migliorata, ne ho avuto conferma, diciamo, in questi giorni direttamente sul territorio, quindi la ringrazio e la esorto, diciamo, a una maggiore speditezza dei lavori. Grazie. Grazie consigliere Paparelli. Passo all'oggetto numero 1. Mancata organizzazione in occasione della giornata regionale per la lotta alla droga dell'iniziativa per l'effettuazione di test antidroga. Prego consigliere Mancini. Grazie presidente. Assessore, noi abbiamo deliberato in quest'Aula, con anche la collaborazione della Giunta, una legge importante, quella che veniva richiamata nell'oggetto, perché abbiamo ritenuto in Commissione che le droghe sono ovviamente tutte pericolose, e questa giornata, che ovviamente mi dirà lei qual è la programmazione di quest'anno, è una testimonianza di vicinanza soprattutto ai più fragili, i nostri ragazzi, insediati da questo pericolo, non di meno ovviamente alle famiglie e alle istituzioni scolastiche che insieme, diciamo, ai ragazzi cercano di sensibilizzare un tema che oggi appare ancora drammatico. Tuttavia noi facciamo un richiamo che riguarda le istituzioni, quindi, come abbiamo detto, visto la legge regionale 3 agosto 22 numero 14, con l'istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga, con la quale è stata istituita questa giornata regionale da celebrare annualmente quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani, come appunto prima ho descritto. Conseguentemente all'assunzione di tutte le droghe, anche di quelle definite impropriamente leggere, vista in particolare la lettera C del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge regionale numero 14/2022, che dispone che la giunta regionale, in prossimità di data stabilita, organizza un'iniziativa ove, su base volontaria e per coloro che ne facciano richiesta, così come noi abbiamo anche avuto il parere del garante della privacy, si possa procedere mediante la collaborazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'esecuzione e il conseguente trattamento dei dati personali all'effettuazione di test antidroga per il Presidente della Regione, Consiglio Regionale, Assessore Regionale, Presidente di Province, Consiglieri Provinciali, Sindaci, Consiglieri Comunali e Assessori Comunali. Visto il successivo comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, che dispone tra l'altro che la Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione dell'iniziativa di cui al comma 2 lettera E, avendo cura di assicurare l'effettiva volontarietà e la libertà di partecipazione all'iniziativa medesima, anche a tutela di coloro che non intendono aderirvi. Ricordato infine il comma 4 dell'articolo 2, che dispone che i costi per l'esecuzione dei test antidroga di cui al comma 2 lettera E e per i soggetti di cui allo stesso comma 2 lettera E numeri 1, 2 e 3 che ne faccio una richiesta rimangono a carico di soggetti ovviamente medesimi, senza oneri per il bilancio regionale. Vista la deliberazione della Giunta regionale 1312 del 7 dicembre, avente ad oggetto legge regionale sopra richiamata, istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga, definizione della data di celebrazione per l'anno 2023, delle iniziative da promuovere, delle modalità di intervento, dei soggetti da coinvolgere e destinazione delle risorse stanziate pari a 10.000 euro, con la quale tra l'altro è stata individuata nella data del 18 maggio 2023, giornata regionale per la lotta alla droga. Ovviamente in Commissione noi abbiamo ricevuto informalmente già la programmazione
per l'anno in corso e voglio ringraziare l'iniziativa messa in campo dall'ASL 1 presso Villa Umbra, dove parteciparono un numero significativo di scolaresche e sono stati premiati per il loro lavoro di sensibilizzazione volto alla tutela della loro salute e anche il pericolo ovviamente di commettere ad essi reati. Tutto ciò premesso, interroga la Giunta per conoscere i motivi della mancata organizzazione in occasione della giornata trascorsa e delle iniziative eventualmente su base volontaria da fare, ovviamente non solo per i soggetti richiamati, ma farlo proprio per quest'anno, quindi ricordando presidenti di regione, consiglieri regionali, assessori, provincia con la sua presidente, sindaci, consiglieri comunali e assessori. Grazie. Assessore. In occasione dell'organizzazione della prima edizione della giornata regionale di lotta alla droga, con la deliberazione della Giunta 13.1312 del dicembre 22, si è data priorità alla definizione di iniziative di informazione e sensibilizzazione del setting scolastico per avvicinare un gran numero di giovani in età adolescenziale e preadolescenziale, anche in vista dell'urgenza di completare gli atti amministrativi con rilevanza contabile di spesa entro la fine dell'anno. Si è proceduto pertanto ad organizzare il 18 maggio 23 presso la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbria a Pila un evento rivolto alle scuole di secondo grado umbre con premiazione di studenti vincitori dell'Health Influencer, il progetto sperimentale promosso per sensibilizzare i ragazzi contro l'uso di sostanze psicoattive attraverso l'approccio peer-to-peer che è stato individuato sulla base della letteratura scientifica come modello di comunicazione efficace nell'ambito della promozione della salute del tema specifico delle dipendenze. Gli studenti hanno partecipato durante l'anno scolastico al laboratorio di idee e hanno realizzato spot video e prodotti multimediali. I quattro gruppi vincitori hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza di editing professionale presso le sale di produzione della Scuola Umbria di Amministrazione Pubblica e i prodotti finali sono stati diffusi dai canali di comunicazione utilizzati dai ragazzi e dalle istituzioni coinvolte, diventando i video ufficiali della campagna di comunicazione della Regione dell'Umbria contro l'uso di sostanze stupefacenti. Il progetto Health Influencer è stato promosso e organizzato dalla rete di promozione della salute dell'ASL Umbria 1, quale soggetto capofila con il supporto dei servizi delle dipendenze della qualità della comunicazione dell'ASL Umbria 1 del CERSAC, Centro Regionale per la Salute Globale. L'attuazione della lettera E, comma 2, articolo 2, ovvero l'effettuazione di test antidroga, visto il grande numero di soggetti da coinvolgere, con particolare riferimento agli amministratori di 92 comuni dell'Umbria, presupponeva uno sforzo organizzativo, logistico e procedurale estremamente gravoso per le strutture SERD, già sottodimensionate rispetto alle esigenze dell'utenza, per i laboratori di analisi delle aziende sanitarie e territoriali, oltre all'approfondimento delle questioni attinenti alla privacy. Per l'anno 23-24, rispetto agli interventi di sensibilizzazione, considerato che la giornata dell'anno scorso è stata particolarmente apprezzata anche dall'Ufficio Scolastico Regionale in qualità di portavoce delle scuole, si è ritenuto opportuno riproporre un modello analogo. A tal fine è stato richiesto all'ASL Umbria 1 di presentare un progetto e la stessa ha trasmesso il progetto denominato Dipendo da me e destinato alle scuole secondarie del primo grado, approvato con deliberazione della Giunta 1195 del novembre 2023. Hanno aderito a 24 istituti secondari di primo e secondo grado e gli studenti che stanno lavorando in questi giorni avranno tempo fino al 2 aprile per presentare i lavori. La giornata verrà celebrata il 16 maggio 2024 e a ridosso di tale data si procederà a dare attuazione anche alla lettera E, comma 2 dell'articolo 2, ovvero all'effettuazione dei test antidroga per gli amministratori locali, su base volontaria naturalmente, andando a definire con successivo atto, data la complessità dell'iniziativa, gli aspetti logistici e organizzativi a carico degli enti e del Servizio Sanitario Regionale. Grazie. Consigliere Mancini. Grazie Assessore. In pratica noi con questa sua replica alla nostra interrogazione firmata anche dai colleghi Puletti e Castellari
diamo completamente attuazione alla legge, semplicemente penso che sia per semplificare le procedure, che capisco essere complesse, basta semplicemente, penso, una mail di invito indicando un luogo e un giorno dove poter effettuare chiaramente sia il pagamento come richiamato dalla legge e ovviamente sottoporsi nelle forme che dal punto di vista sanitario questi test richiedono, senza ovviamente ad aprire nella nostra regione magari sedi, anche luoghi, più luoghi che potrebbero gravare anche sui bilanci delle ASL. Quindi semplicemente un invito per qualora uno voglia, inviando una mail da parte della struttura. Penso che sia ragionevole, sia possibile, ANCI è in grado di fornire il database di tutti i contatti istituzionali delle persone, delle istituzioni sopra richiamate nella spiegazione della legge. Nel contempo, assessore, mi dichiaro completamente soddisfatto di questa legge che fortemente abbiamo voluto e siamo proprio per il numero di scuole che lei poc'anzi ha citato nella risposta, rappresenta che la legge è giusta, la legge va nella direzione che vuole questa amministrazione, questa consigliatura, questa giunta, perché la salute dei ragazzi è una nostra priorità e i benefici di questa legge saranno sempre più costanti e maggiori più il tempo chiaramente passerà, perché rendere dotti i nostri ragazzi è investire nel loro futuro e questo ci renderà ovviamente più forti e li renderà sicuramente più forti. Grazie.